l'ultimo è sempre un po' più sfigato, tutti lo odiano, faccio bello diavolo anche lì, comunque il mio breve tempo me lo prendo comunque. A dire la verità, se dovevo stare la domanda quale fu la partecipazione civica alla politica internazionale, c'è stato quello che mi dicevo con mio amico l'altro giorno, finivo presto, lui mi fa, nessuno. E io non sono d'accordo con questo mio amico, io sono ottimista di natura. Pensare nel tempo, siccome quando parlo a volta libera finivamo alle 9, ho deciso di scrivermi l'intervento, di leggerlo così resto in pochi minuti che ce la facciamo. Prima ringrazio l'osservatorio, è molto bello collaborare con loro e è bello anche, eravamo qua in questa università per maggio-giugno, ci interrogavamo sul futuro, sul ruolo dell'Europa rispetto all'Ucraina. Adesso siamo qui, con questa bella e interessante ricerca per la quale veramente vi ringrazio. Vabbè, Presidente del Forum Trentino per la Pace, sono attivista del movimento non violento, per loro mi occupo di alcune attività, tra cui un sito internet, la comunicazione sui social media e faccio parte del movimento nazionale. Mentre preparavo questa presentazione, ragionavo che il mio attivismo, la mia breve storia finora, coincide in pratica con il tempo. Ho cominciato da ragazzo con un bel antimilitarismo, un bello tosto, durante la prima guerra del Golfo, le riunioni del coordinamento studentesco contro la guerra, qua a Trento la casa per la pace, la tenda per la pace, e poi la scoperta delle barbarie in Bosnia. Per me elemento fondamentale, piccolissime attività all'università a Bologna, dove parlavamo della Bosnia, parlavamo dei movimenti non violenti che nei primi periodi c'erano. Per me è una cosa bellissima, da militarismo scopro, tramite il funerale della violenza, chi se lo ricorda, scopro che esiste non solo l'antimilitarismo, ma esiste anche la non violenza, e lì il mio avvicinamento al movimento non violento. Poi c'è stato il periodo dell'altermondismo, Seattle, Tokyo, Genova, i movimenti, la nascita di Rete Lì, tutto a quale con il movimento non violento, io per il movimento non violento abbiamo contribuito, la disobbedienza, tutta la discussione sui fini, i mezzi, i metodi, che era e è molto importante, la disobbedienza, le proposte, l'aspetto propositivo di quel movimento, le campagne poi, e rendersi conto, tramite anche Rete Lì, tramite tutti i social forum che c'erano, che c'era la necessità di lavorare in rete. Ecco, quello è un aspetto molto molto importante per me nell'attività dei movimenti. Ho sempre creduto che uno dei ruoli fondamentali dei movimenti, uno dei ruoli, non uno, molti ne sono stati presentati prima, fosse quello del fare pressione sui governi nazionali, sulle organizzazioni di governo internazionali, perché questi adottino cambiamenti richiesti. In questo excursus poi arriviamo dopo un po' del 2000, arriviamo a noi come associazione che ha contribuito alla nascita di Rete Italiana per il Disarmo, dove lo spirito di rete si è consolidato e questo lavoro di rete ha portato anche dei risultati. Vi cito proprio la campagna contro l'AMS, che ha contribuito a portare 52 paesi del mondo a ratificare il testo del Trattato internazionale sugli armamenti, che fissa per la prima volta regole internazionali sui trasferimenti di armi e che diventerà vincolante negli Stati aderenti. Il testo è stato adottato nel 2013 e questo, siccome ci sono almeno una cinquantina di Stati che l'hanno ratificato, dovrà necessariamente a breve arrivare una legge internazionale che vincoli questi Stati. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande mobilitazione che c'è stata per una decina di anni, nel quale abbiamo contribuito anche noi in Italia, che si ricorda che c'era la foto Medici da Faccio, no? la Million Face di Dino. E anche noi in Italia abbiamo contribuito 1 milione di firme raccolte, qua in Italia 40-50.000. Tutto questo è stato, inserisco un altro elemento, è stato possibile anche grazie a una collaborazione con chi dentro le istituzioni c'era, ci sono delle persone molto in gamba, le istituzioni non sono solo un nemico. Cito l'intergruppo parlamentare per la pace, col quale sempre più anche in questo periodo si sta lavorando. C'era anni fa, è ritornato, c'è una bellissima collaborazione,
1935, la campagna sugli F-35, tra le aree delle armi, ma anche su questa qua che è sulla ratifica, e l'Italia è stato uno dei primi 5 stati del mondo a fare questa ratifica. È un passo importante, anche se questo trattato non è, alcune cose sicuramente si potrebbe rivedere, si potrebbe ragionare, parla di tutti gli armamenti, però mettiamoli un piccolo esempio, è stato tutto grazie a una mobilitazione dal basso. Affiancata questa campagna, affiancata anche a un livello di, dove si parla di un modo diverso di affrontare i conflitti, è già stato parlato prima, diciamo, inizio, eccetera. Ma in modo diverso, che su questo non sono molto d'accordo con Fabrizio quando dice che anche lì un altro rapporto di collaborazione con Marconi, che ha presentato l'emendamento, quello dei 9 milioni, è vero, è una piccola cosa, però abbiamo messo lì un sassolino. Finalmente si può parlare a livello istituzionale, a livello topici di pace esistono da una vita, ma si può parlare, c'è il tavolo italiano di pace che è molto interessante, il lavoro che ha fatto su questo, e finalmente si può parlare a livello istituzionale di, non è una sperimentazione, è sperimentata a livello istituzionale, e forse è diverso. Certo non basta, sono d'accordo con Fabrizio, e è per quello che questi movimenti in questo periodo hanno lanciato una campagna per avere un dipartimento che si occupa in maniera stabile di difesa civile non armata e non violenta. Istituisca finalmente un istituto che faccia ricerca per la pace e che abbia la possibilità di un finanziamento legato all'opzione fiscale. Parliamo di battaglie, chi si ricorda del famoso battaglio dell'opzione fiscale? Questo momento partirà, è partita quest'anno, sta partendo anche qua in Trentino, alcuni di noi stanno cominciando a farla, una campagna per ottenere questo. In questo racconto che vi faccio, sto sintetizzando anche alcune cose, sto andando via abbastanza, ho parlato solamente di alcuni aspetti che ritengo importanti. Il lavorare in rete, condividendo precisi obiettivi. Il movimento di Seattle, Rete Linux stessa, erano molto incisivi quando ragionavano su delle cose precise, su delle campagne precise. Quando abbiamo cominciato a pensare di essere dei tuttologi del cambiamento globale, siamo drammaticamente finiti nel dimenticatoio. Quindi non solo lavorare in rete, ma lavorare su cose ben precise, secondo me. Altro elemento, non basta la società civile, per quanto se ne parli, anche perché il termine società civile comprende di tutto niente. Ma ci vuole l'interazione con il mondo della politica, con il mondo delle istituzioni, da una parte stressandoli, rompendo le palle, e questa è la nostra attività di lobby, che siamo anche capaci di farla bene, dall'altra anche collaborando con loro. Proprio su questo aspetto della collaborazione cito un po' l'esempio del forum, prima appunto è stato citato come una delle cose lungimiranti del Trentino. Il forum è nato nel 91 grazie a una legge provinciale, incardinato sul consiglio provinciale, è un bel esperimento da oltre 20 anni, dove si cerca di mettere assieme il mondo dell'associazionismo per la pace, per i diritti umani e le istituzioni. C'è una legge che dice che il forum deve essere propositivo per i temi appunto pace, diritti umani, migranti, cultura della pace, eccetera. Deve essere propositivo e deve avere un livello costruttivo rispetto all'operato della giunta provinciale e all'operato del consiglio provinciale su queste attività. C'è riuscito in alcune occasioni, Tirandelli diceva il bicchiere, mi ricordo quando ha smesso di fare il presidente prima di me, il bicchiere, bisogna vedere se è mezzo vuoto, mezzo pieno, e sicuramente troppo spesso il mondo della politica trentina non ascolta le istanze delle associazioni e del forum stesso, dall'altra devo dire che anche le associazioni a volte hanno paura di dire la loro, perché purtroppo, per fortuna, siamo legati anche a dei contributi, bisogna dirselo. E allora alle volte è anche sconveniente dare un parere, dire qualcosa sull'operato del nostro governo provinciale. I movimenti sociali e il loro ruolo, no? Si diceva, qual è il ruolo futuro? Sicuramente bisogna capire qual è il ruolo, cosa significa fare attività politica. L'attività politica è solo quella dei governi, ma anche la nostra è un'attività politica. Questo su tutte le cose che facciamo, dall'operazione Colomba fino a progetti piccoli, medi, grandi. Qual è il ruolo politico che abbiamo? E su questo è interessante anche
lo spunto che ci ha dato prima Ferrandi quando diceva il Trentino sicuramente negli anni 90 aveva un bel, si era preso un ruolo politico, no? Spinto proprio, l'avete detto meglio di me prima voi, spinto proprio dalle associazioni, dalle persone, dalla gente che si muoveva. Ecco, questo livello di internazionalizzazione, ha ragione Ferrandi, dobbiamo chiedersi se c'è ancora questo nostro agire politico, c'è ancora. Guardate, siamo qui che parliamo in una conferenza organizzata dall'Osservatorio dei Balcani al Caucaso, che è una struttura che è nata grazie a quella mobilitazione. Cioè, tra le varie cose delle domande, anche l'Osservatorio è nato grazie a nel 2000, quindi è nato proprio dopo tutta la mobilitazione degli anni 90. Ecco, quindi è un luogo che ha un ruolo politico, quindi anche l'associazionismo, sì, perché creare dei luoghi come l'Osservatorio è dare una continuità politica, è analizzare quello che si fa, non fermarsi solo, fondamentale, importante, all'aspetto della solidarietà, ma anche cercare di approfondire, di studiare, di ragionare sopra, anche su quello che si è fatto in passato, quello che facciamo oggi, no? E allora sono posti che vanno difesi. Perché prima si parlava che in Trentino abbiamo delle belle cose, da altre parti d'Italia, no? Stiamo rischiando anche in Trentino ultimamente. Sono posti che vanno difesi tutti assieme, ognuno deve fare la sua parte, quello che gli compete. Mi spiace non ci sia l'assessore Ferrari, perché è una cosa di cui si parla e si parlerà in questi argomenti. Quindi io ritengo che il ruolo politico dei movimenti sia assolutamente importante, sia assolutamente fondamentale, perché hanno saputo dare e sanno dare qualcosa che gli interventi, siano militari o non militari, dei governi, dei nostri stati, non sanno dare. Il rapporto può sembrare alle volte banale, ma mettersi a livello, come raccontava bene Fabrizio, mettersi a livello delle persone che stanno soffrendo non è assolutamente banale, e questo probabilmente forse le persone più simpatiche riescono a farlo, le altre no. Chiudo con una riflessione, appunto, quando mi preparavo ho un po' ragionato sulla mia attività, no? La mia personale attività, quindi la mia biografia da movimento. Il 15 febbraio 2003 ero a Roma e sfilavo assieme a milioni di persone in tutto il mondo, leggevo dai 12 ai 14 milioni di persone in tutto il mondo, non lo so, ma si dice così, per fermare la guerra. In quei giorni io, ma anche molti amici che eravamo e siamo tuttora immersi nel nostro attivismo, avevamo una percezione di essere, di poter essere parte fondamentale di cambiamento. Pensavamo che la nostra attività e anche il nostro stare in piazza, non solo l'una, non solo l'altra, entrambe, potessero realmente essere uno strumento di cambiamento sociale. C'era addirittura chi parlava di terza potenza mondiale, io in realtà non credo quello, ma non mi ci vedo proprio, anche perché purtroppo si è portati a volere tutto e subito e non avere la pazienza che invece il cambiamento. E allora di un poco, una buona fitta di 3 milioni di persone che non si è più vista, ma anche su questo dobbiamo interrogarci noi, sul nostro ruolo e su come riusciamo noi attivisti a convogliare e a far venire le persone con noi. Eppure, nonostante questo, io continuo a credere nell'importanza di una società civile, purché però sia ben organizzata, non improvvisi, si parlava di improvvisazione. Molte cose sono imparate durante l'esperienza, però io vedo ancora molta improvvisazione. Purché si accetti il dialogo, purché si accetti di sporcarsi le mani, la contaminazione dei propri percorsi e, per non dire, anche dei propri orticelli. Perché spesso il livello dell'orticello anche nelle nostre situazioni c'è e per noi. In altre parole, citando un caro amico di Monti, cercare di essere mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera. Grazie.